Un libro scritto dai tecnici dello Spresal racconta le storie umane dietro gli infortuni sul lavoro. Ne parliamo in studio con l'epidemiologo Svaldo Pasqualini. Ed oggi continuiamo a parlare di vittime sul lavoro con Osvaldo Pasqualini. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per essere qui con noi. Lei è epidemiologo dell'ASL Totrema. Insieme ad alcuni colleghi ha raccolto le testimonianze dei tecnici Spresal sulla sicurezza sul lavoro. Nella prefazione di questo libro, che si intitola Vittime, c'è scritto un modo di comunicare la sicurezza particolare. Cosa vuol dire? Per prima cosa grazie all'ospitalità. Le questioni della sicurezza sono spesso banalizzate e in realtà si tratta di problematiche molto complesse che afferiscono a più discipline. Da solo non avrei potuto fare nulla se invece in collaborazione con i miei colleghi sono riuscito a redigere questo lavoro. Si tratta di una raccolta di racconti scritti dai tecnici della prevenzione di alcune ASL piemontesi e lombarde che a partire dalle inchieste infortunio hanno cercato di descrivere come e perché accadono gli infortuni. Hanno usato una forma narrativa per descrivere ciò che accade nel mondo del lavoro e cercando di dare conto di quali sono le situazioni attuali, spesso critiche, di chi lavora. Una delle parole chiave che ho imparato nel mio percorso professionale è che un luogo di lavoro è un ambiente sociotecnico. Ecco, i racconti della raccolta narrano proprio di questo. Ecco, ma vogliamo entrare dentro il libro? Volevo essere a casa per Natale, una delle storie. Sì. Vogliamo entrare in queste storie? Si tratta di un racconto in cui l'autore ha cercato di immedesimarsi in un lavoratore che era partito molto lontano dovendo effettuare un montaggio di un impianto in un cantiere. Questo cantiere era costellato di altre attività effettuate da più imprese contemporaneamente presenti. In termini tecnici questo è definita interferenza. Ebbene, cosa vuol dire volevo essere a casa per Natale? Purtroppo i tempi stretti di questo cantiere che se non fossero stati rispettati avrebbero fatto sì che sarebbero stati persi parecchi finanziamenti, hanno fatto sì che bisognasse accelerare i tempi. Il lavoratore per cercare di rispettare i tempi e anche per andare a casa con trascorrere il Natale a casa con i propri familiari ha cercato di accelerare trascurando le più elementari norme di sicurezza, è salito a 7 metri, ha perso l'equilibrio a causa di e ha perso la vita purtroppo. Chi sono i tecnici Spresal? Brevemente. I tecnici Spresal sono gli operatori che all'interno delle ASL sovraintendono alla sicurezza negli ambienti di lavoro. E se ne occupano da parecchio tempo, da quando 40 anni fa, esattamente quest'anno ricorre l'anniversario, la legge 833 ha istituito questa loro attività. E vorrei ricordare che... grazie. Purtroppo siamo in chiusura di questo intervento, grazie però per averci raccontato questa bella storia.